Siete voi? Siete in anticipo? Davvero? Volevo domandarvi. Quella storia che mi avete raccontato, poi come andò a finire? Non so cosa vedete. Quell'uomo che seguì il consiglio della vostra amica, fu perdonato? Dovrei dedurre. Il giorno dopo il nostro ultimo incontro, ho rotto con Madame de Tourvé, dicendo che non ci potevo fare niente. Dite sul serio? Sul mio nome. Bravo. Non credevo ci sareste mai riuscito. Non c'era motivo di aspettare ancora. Con i risultati previsti? Quando me ne sono andato era prostrato. Il giorno dopo ci sono tornato. Ci siete tornato? Sì, ma non ho voluto ricevermi. Non mi dite. Da indagini successive ho saputo che si è ritirato in un convento. Ma davvero? Sì, ed è ancora lì. Pensavo, solo una cosa potrebbe darmi maggiore gloria. E cioè? Riconquistarla. E ci riuscireste? Non vedo perché no. Ve lo dico io perché no. Perché quando una donna tira il cuore di un'altra, di rado sbaglia. E la ferita è immancabilmente fatale. È così? Oh sì, sono pronta a dimostrarvelo in qualunque modo vogliate. Niente piace a una donna come una vittoria sopra un'altra donna. Sì, ma la mia vittoria non è stata su di lei. Come no? Cosa vuole su di voi? Ed è questo che è incredibilmente divertente, che è così delizioso. Voi amavate quella donna. Non solo. Voi la amate ancora. Disperatamente. Se non ve ne foste vergognato, non vi sareste comportato in modo così infame con lei. Non potevate accettare nemmeno minimamente la possibilità che si ridesse di questo legame così insolito per voi. Ed ecco dimostrato quello che ho sempre pensato. Che la vanità e la felicità sono incompatibili. Quale che sia o non sia la verità sopra queste speculazioni filosofiche, adesso tocca a voi fare il sacrificio. Davvero? Danceny deve andarsene. Una delle ragioni per cui non mi sono mai risposata, nonostante un numero veramente esorbitante di proposte, è stata la decisione di non prendere mai, mai più ordini. E se mai avessi voluto dire una bugia, lo avrei fatto per divertimento e non perché privo di un'altra scelta. Devo pertanto chiedervi di adottare un tono un po' meno coniugale. Quella donna sta male. L'ho fatta stare male io, per amore vostro. Il minimo che potete fare è liberarvi di quel damerino. Ma non ne avete ancora abbastanza di essere così prepotente con le donne? Va bene. Vedo che devo parlarvi molto chiaro. Sono venuto per passare qui la notte. Se sarò rifiutato non la prenderò bene. Mi dispiace. Temo di non essere libera per la serata. Ora ricordo che c'era una cosa che volevo dirvi. E cosa? Danceny non verrà, almeno per stasera. Che volete dire? Voglio dire che io l'ho convinto a restare con Cécile. A dire il vero mi aveva accennato di un incontro con voi, ma appena gli ho fatto notare che avrebbe dovuto fare una scelta, mi ha dimostrato esitazione. Adesso basta, Visconte. Basta, lo dico anch'io. Andiamo di sopra. Andiamo dove? Di sopra. A meno che non preferiate restare su questo sofà, che però, se ricordo male, è un po' duretto. È ora che ve ne andiate. Non credo. Non vi dimenticate che a questo gioco sono migliore di voi. Può essere, ma badate che sono sempre i migliori nuotatori quelli che annegano. Allora, sì o no? E ricordate che un no sarà preso come una dichiarazione di guerra. Una parola chiedo, niente di più. E va bene. Guerra.